Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su One Piece Odyssey e stiamo continuando il ricordo di Dressrosa. Oh? Sappari wakarane. Toyokoto wa. Come avete potuto sentire, siamo diretti al Colosseo perché stiamo cercando Rebecca, quindi ora nominerei il più adatto per la situazione, ovvero Zoro, e mi farei portare al Colosseo. Andiamo. Ok, avevo letto obiettivi completati, ma non mi dà nulla di completato, quindi avrò letto male. Signore, è molto sconsolato, mi dica con questo berretto bellissimo. Ehi, il Colosseo? Per vostra informazione, non potete attraversare il quartiere alle mie spalle. Ma se l'ho fatto prima, scusi. Per arrivarci dovete scalare quella collina e oltrepassare il cancello dall'altra parte. Non sono sicuro sia ancora lì, ma salendo le scale accanto alla piazza dovreste riuscire a raggiungere il Colosseo. Quindi, bisogna andare per di qua. Vado. Guardandomi sempre intorno di non perdere bulloni, perché vi ripeto, il mio scopo di vita adesso è trovare bulloni per Frankie. Bollone! Uovo di uccello, beh, ha senso, ha senso. Però avrei preferito un bollone, ammetto. Ah, scusi, non l'avevo notata, mi dica. Ah, ho sbagliato. Volevo parlare col signore, non tirare una fiondata. Se volete raggiungere il Colosseo, vi conviene chiedere a chi sta al di là del cancello. Non posso accompagnarvi mentre la città è sotto attacco. Beh, ha senso. Grazie comunque. Ok. Scusi. Ah, i ricercati. Se volete raggiungere il Colosseo, salite queste scale. Presto, muovetevi. Non voglio rimanere coinvolto in questa storia. Mi piace che però nessuno ci stia effettivamente dando la caccia. Cioè, ci aiutano. Potenzialmente. In modo un po' burbero, però ci aiutano, dai. E finalmente posso aprire questa scatola, scoprendo che non contiene niente di utile. Va bene, dai, accettiamo. Tranquilli, nessuno attacca nessuno qua. Sono solo di passaggio. Per ora. Per ora. Ma questo Marin cosa sta facendo? Ah, ok. Sanji, c'è anche un signore a fianco che è in pericolo, non solo la signora, sai? C'è anche un tizio che ha problemi. Allora, proviamo subito il Leo Bazooka. Non serve assolutamente idea ad Aria, ma chi se ne frega? Sì, eccolo lì, il Boundoman. Gomu gomu no! Leo Bazooka! Va bene, 6K di danno. Mi piace che il Red Hawk ne abbia fatti 12 di K di danni, però va bene, dai, accettiamolo. È comunque one Leo Bazooka, one kill, quindi lo accettiamo, dai. Ora ci manca solo lo Snake Man, almeno un attacco in Snake Man me lo devono dare. Tascatta. Anta tachi no okage de dare mo. Però se lei non voleva fare del male alla gente, di base non doveva diventare un marine in questo mondo. Ma proprio di base? Nani? Leo wa itte. Sore yori Lady, kega wa nakatta kai? C'era anche il signore Sanji. Shikashi, ittai dou iu koto nan desu ka? Kono Kaihei-san, jibun no ishi de wa nakatta you desu ga. Ma del signore non frega niente a nessuno, vedo. Va bene. Doflamingo no ito da. Aitsu ga machijou no hito wa ayatsutten da. Eh. Kono Kaihei-san dake ja naku, nannin mo ne. Ozei no hito wo ito da ayatsutte, kiki wo aori, tasukaritakereba, kenshou kubi wo kare to unagasu.
それがドフラミンゴの狙いなのよ。あの野郎、ろくでもねえことを考えやがるな。ねえ、このままだとレベッカが。ああ、こいつは急いだ方がいいな。おそらくだが、この道をまっすぐ進めばコロシアムに着くはずだ。よし、みんな行こう。C'era anche il signore comunque qua da parte che dice: ma veramente io esisto? Ora iniziano a venirmi dei dubbi, ma mi sembra di esistere nella vita. Ehi, ehi. Maledizione, voglio raggiungere il Colosseo, ma la strada è bloccata. Qui pullula di membri della famiglia Don Chisciotte, vogliono impedire ai ricercati di fuggire. Maledizione, ora che finalmente non sono più giocattolo, non riesco a raggiungere mia moglie e mia figlia. Signore, non si preoccupi, ora ci pensiamo noi a fare piazza pulita di tutti i buffoni di Doflamingo. Fiore d'aceto, d'aceto. Capasanta elettrica, ma che oggetti strani stiamo trovando qua. Allora, come si scende qua? Così, sopra il forziere, perché è giusto. Attacco 301, aspetta che qualcuno questo se lo mette subito in tasca. Fermi tutti. Se l'è messo in tasca l'Usoppa, perché è quello con l'attacco più basso, povero Usoppa. E quindi... Hoppala. Questi quindi sono cattivi? Proviamo a vedere un po'. Scusi. Sì, sono cattivi. Cattivissimi sono. Ma che pantaloni buffi che hanno però. Vai Franky. Parti subito con un bel cannon. Ce l'hai. Carica potente. Vogliamo provare. Ma resisteranno abbastanza da farvi provare la carica potente? Chi lo sa. Ah, non posso fare nemmeno... No, allora tiro un po' di chiodo. Vediamo il danno esagerato, non resisteranno mai a nulla questi. Perfetto. Vabbè, io direi di caricare un po' di così, dai. Ah, ora abbiamo 3 attacchi? Fico. Mi piace questa cosa che aumentino gli attacchi base. Eh sì, aumentano gli attacchi. Cioè, dato che aumenta appunto il danno che fai anche base, aumenta anche la combo. Carina sta cosa. Ma sto gioco, ve l'ho detto, è un continuo di cose belle e cose brutte, giusto per bilanciare il tutto. Guarda che bella. Ok. Uppercut. Mi piacciono questi attacchi base, sono quasi più belli di animazioni di certi attacchi speciali, pensa un po'. Tu hai qualcosa di fico? Tipo un bel Soul Solid, vai. Soul Solido. Soul Solido. Buono così, non serviva assolutamente, lo so, ma fa niente. Cubo dati della famiglia Don Chisciotte. Ma come? Sarebbe bene. Ma vogliamo dire qualcosa a sto pervertito, Robin? Allora... Adesso io capisco che dopo l'arco di Wano avete legato voi due, avete le vostre battutine, le freddure macabre che fate voi due, non le batte nessuno, posso capire, però non è che gliele puoi far passare tutte buone, cioè sennò non ce la caviamo più con sto qui. Bisogna metterlo un po' in riga ogni tanto. Guardate, meno male che mi sono girata a rompere le scatole. Così ho trovato i frammenti, Franky, per 2. Ok, ho segnato tutti i cubetti, scoprendo che me ne mancano tanterrimi, quindi ora dovrò stare molto attenta a non perderne, perché me ne mancano veramente un sacco, in realtà. Scusi lei, molto gentilmente. Giunbi? Muovi Brooke nell'area di Robin, ok. Sarà fatto. Sì, immagino. Allora, muovi Brooke nell'area di Robin. Brooke si può già muovere, in realtà no, perché ne ha davanti 2. Ma noi potremmo fare qualcosa di molto fico, tipo dite che gli spurga tutti. Non dovrebbe, però per sicurezza non facciamolo, magari. Si può sparare un cannon nell'area di Brooke, perfetto. Non andiamo a rischiare, prendiamo i punti extra che tanto ci fanno comodo. Non ci servono, ma ci fanno comodo. Ammetto che ci fanno comodo.
Ma siamo pazzi? Ma quanto male gli ha fatto? Cioè, siamo passati dallo scontro di prima dove mi facevano 100-200 a 2000 in un secondo. Ma scusa. 30 fruur. Ma è sopravvissuto quello lì. Yaruzo. Lancio un pistolo. Gomu gomu no pistola. Guardate che fatica stanno facendo tutti per liberare l'area di Brook. Persino Robin si è impegnata per liberare la sua area, così che Brook può andare a fare l'eroe e salvare Robin. Questo ha senso, tutto questo. Se non muore prima, perché c'è anche questo piccolo particolare, potrebbero ucciderlo. Ma forse si salva, guarda, forse ce la facciamo. Sono sopravvissuto, ma mannaggia. Ah, ma non si è spostato Brook, però è morto, vedi? Buono. Ma è così debole Brook, mannaggia. Allora aspetta, portiamo dentro Cioppa. Allora aspetta, tiriamo su Brook. Ma Brook è veramente debole, mannaggia. Ecco qua. E sì che dita gliene ho messa a Brookie. 1200. No, effettivamente fanno più male di quelli dello scontro di prima, perché siamo letteralmente passati da 100 a 1000. Però comunque sì, a Brookie ne prende praticamente il doppio. Ma le statistiche sono bilanciate più o meno su tutti, quindi non comprendo tutta sta differenza da dove arriva. Ah, ok, devo eliminare i nemici. Mi stavo chiedendo, ma io ho spostato Brook nell'area di Robin. Perché non mi sta dando completata questa cosa? Perché dobbiamo uccidere gente, effettivamente. Kassuri utta. Fubuki kiri. Ok. Fatto. Devo dare un'occhiata agli oggettini di Brook, perché qua c'è, non capisco. Mi cade un po' troppo rispetto agli altri. Ok, adesso ha preso effettivamente meno danno. Pugnetti nelle caviglie. Con la corsetta. Deva, watashi kara ikasete itadakimasu. No, facciamo andare. Posso fare andare Robin? Ok. Lo sciocco tutto. Ochienta fururu. Kuroto wa mano. Ma è sopravvissuto, bravissimo. Però e allora vado a dare un infilzo tattico. Buono così. Robin-san, okega arimasen ka? Ah, sore to pants mise. Arigato. Kega wa nai. Sore wa kono. Ma basta con queste mutandine, Brook. Datti una regolata. Ok, allora aspettate un attimo, do un'occhiata agli oggetti di Brook, perché qui c'è qualcosa che non mi torna. Tra l'altro, scusatemi, 3.500, 3.600, cioè la vita più o meno è quella. 5.000, ok, 3.900 Robin, cioè 3.400 Chopper, vedete, non è che è poi così sottolivellato a livello di vita rispetto agli altri. Sì, c'è qualcuno più alto, ma più o meno. Difese, 1.700, coraggio 7.34, e anche qua è abbastanza alto. Siamo nella stessa identica situazione di inizio gioco con Zoro, che le prendeva da cani e porci e non sapevo perché. Il problema è che Zoro lo abbiamo sistemato, ma se mi chiedete adesso come ho fatto, non lo so, si è sistemato. Cioè, potenzialmente non lo so, quindi adesso abbiamo un problema, devo sistemare anche Brook, ma non ho idea di come fare. Bene, bene. Proviamo ad alzargli un po' il coraggio, perde un po' di danno, ma alza un po' il coraggio, vediamo. Perché la difesa è 1700, no, boh, vabbè, proviamo così. Qualcosa che non mi torna qua.
Allora, questa è la direzione sbagliata, però di là. Do, Franky? Kono michi ni mioboe wa aru? Oh, omoidashite kita. Colosseum wa kono saki de machigai ne. Ok. Mi piace che ti corrano molto molto vicino e poi si fermino. Ho provato ad aspettare perché questa cosa la facevano i topi nelle fogne di Water 7 e vedo che lo fanno anche questi. Partono che sembra che vogliano tirarti l'ira di Dio addosso, poi si fermano, ti squadrano un attimo e dicono "Nah, non ne ho voglia" e vanno via. Sgombra l'area di Franky entro un turno. Ora lo facciamo. Tre nemici, No problema. Hai qualcosa di figo da tirare, tipo un radicalone pigmone, vai. Radical beam! Perfetto, guarda lì. Che pulizia che ha fatto, guarda, guarda. Il radicalone bimmone. Questo però a distanza non lo possiamo fare. L'ullaby non fa danno e allora niente, dai, tiro due colpi al signore, tanto dovrebbe crepare. Non è vero, è sopravvissuto, bravissimo. Vorrà dire che dopo si piglierà un soul solid. Spanco tutto? Non posso. Stompo tutto. Ah, lo stompo è ad aria infinita? Non ci avevo fatto caso a sta cosa. Gigantesco mano. Stomp. Ma no, è davanti a lei e basta. No, no, è ad aria infinita. Mamma mia, Robin è appena diventata ancora più potente di quello che credevo. Complimenti. Cioè, oddio, la regina incontrastata del crowd control continua a rimanere Nami perché schiocca le dita quella ed esplode l'universo. Però comunque adesso ha un attacco anche Robin per pulire un po' da tutti i minion. Quindi ora abbiamo tre PG che hanno attacchi ad area, proprio perché prendono tutto il campo di battaglia e non solo davanti a loro. Abbiamo Franky, Robin e Nami. Buono, buono, buono. Il video di oggi termina qui. Non siamo riusciti ad arrivare ancora al Colosseo perché tra noi e la nostra meta si ergono un'infinità di nemici che a quanto pare hanno danno variabile che va dal 200 al 2000, non si sa bene come, non si sa bene perché. Ma fortunatamente ci stiamo mettendo un po' di pezze, ce la stiamo cavando anche grazie al nostro magico Chopper che ha sbloccato le cure ad area infinita. Cioè gli altri hanno gli attacchi ad area infinita, lui ha le cure e tra l'altro cura di tantissimo, quindi ci va molto bene questa cosa perché qui ne abbiamo tanto bisogno. Comunque il video di oggi termina qui. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like ed iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.